Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2010 anno internazionale della biodiversità. Per celebrare questo evento, l'associazione naturalistica Argonauta ha deciso di organizzare una serie di iniziative, la prima delle quali è col professor Vincenzo Caputo, che è professore di anatomia comparata e biologia evolutiva presso l'Università Politecnica delle Marche, al quale chiediamo: professore, ma che cos'è questa biodiversità? È un termine questo che è entrato nell'uso dopo la conferenza di Rio del 92 e appunto vuole indicare con una parola molto sintetica la ricchezza di organismi viventi, piante e animali che sono presenti in un dato territorio. Un altro importante significato da attribuire a questo termine riguarda la diversità genetica, la biodiversità genetica potremmo dire meglio, che caratterizza le singole specie. Professore, ma perché è importante la biodiversità? Sappiamo che lo è per gli animali, le piante, l'ambiente in genere, ma per le persone perché dobbiamo tener conto di questo concetto della biodiversità? Ma è un concetto fondamentale, appunto, perché non solo l'integrità della natura permette appunto alle piante e agli animali di poter continuare ad esistere, cioè si tratta spesso di organismi che vivono da milioni di anni in un determinato territorio e la loro presenza appunto è molto importante perché indica la qualità dell'ambiente in cui vivono e questa qualità chiaramente si riflette sulla stessa qualità della vita dell'uomo, quindi un ambiente integro che ospita una ricca biodiversità chiaramente ha dei vantaggi anche per l'uomo che è il fruitore di questa biodiversità. C'è poi anche da sottolineare che alcune specie di animali e di piante possono avere anche una valenza importante per l'uomo, per esempio solo per sottolineare l'importanza alimentare di tante specie che ancora vengono prelevate in natura, la pesca è una La medicina su molti organismi possono essere utilizzati come fonte di sostanze che possono avere un'applicazione farmacologica, quindi ecco ci possono essere tante ricadute pratiche da una migliore conoscenza della biodiversità e quindi proprio questo l'ONU ha voluto porre all'attenzione dell'opinione pubblica del mondo, cioè l'importanza di salvaguardare, di proteggere una natura che comunque può avere anche delle ricadute utili per noi. Quindi più diversità e meno omogeneità. Più diversità e meno omogeneità proprio per garantire questa ricchezza che si continui anche a vantaggio dell'uomo. Allora, professore, faccio un esempio concreto dell'importanza delle biodiversità rispetto per esempio degli animali che sono diventati molto comuni. Uno in particolare, il famoso castorino, o meglio ancora sarebbe la nutria. Prego. Questo è un esempio di come alcune pratiche sono un po' sfuggite all'uomo, no? Il castorino è una specie che negli scorsi anni veniva allevata in cattività per esigenze legate alla sua pelliccia, per la sua pelliccia. È una specie che viene dal Sud America, non è autoctona dell'Europa, non è tipica dei nostri ambienti e una volta poi sfuggita alla cattività si è trovata talmente bene negli ambienti italiani e marchigiani che oggi sta diventando un vero e proprio flagello perché si tratta di un roditore di grosse dimensioni, scavatore, adattato agli ambienti acquatici d'acqua dolce e provoca dei veri e propri disastri sugli argini, quindi sta diventando un flagello perché è una specie molto prolifica e sfugge veramente al controllo dell'uomo, insomma, quindi fa dei grossi danni. Qui siamo allo Stagno Urbani, è un ambiente nelle vicinanze di Fano, lungo il Metauro, qui c'è un problema relativo alle tartarughe. Molte persone ci chiedono di introdurre in questo luogo umido, abbiamo degli stagni, la tartaruga americana, quella a guance rosse, quella che normalmente si prende e si alleva in casa per qualche tempo perché è sempre piccolina, poi diventa grande e le persone non sanno dove metterle. Ci chiedono di portarla qui allo Stagno Urbani. Noi diciamo di no. Perché? Ce lo spiega lei? E fate benissimo a dire di no, perché questo è un altro esempio di una specie esotica, di una specie che non fa parte della fauna autoctona italiana e marchigiana, che si sta diffondendo a macchia d'olio nella nostra penisola e questo con delle conseguenze molto negative sulla fauna autoctona. Primo perché si tratta di un animale estremamente vorace,
che si nutre di anfibi, di piccoli rettili, addirittura aggredisce piccoli di uccelli nel nido e quindi crea dei grossi problemi alla fauna autoctona. Un altro grosso problema è che entra in competizione con la tartaruga, con la testuggine palustre europea, cioè con la specie endemica, in equilibrio con il contesto ecologico del nostro paese, e mettendone a rischio la sopravvivenza. Quindi sicuramente la Trachemis è una specie che va assolutamente controllata. La Trachemis è quella americana. È la specie americana, e invece bisogna avere una maggior cura, una maggiore attenzione, anche eventualmente tentando la reintroduzione della specie autoctona che è la testuggine palustre. Quindi cosa possiamo dire alle persone che prendono queste tartarughe esotiche? Non Io le comprate? Io consiglierei di non prenderle assolutamente, evitare di prenderle. E se poi, una volta detenute in cattività, diventano troppo grandi, cercare di consegnarle in qualche centro come specializzato, parco zoo, come giardini zoologici, dove appunto possono essere tranquillamente detenute in cattività, ma sicuramente non, assolutamente non rilasciarle nell'ambiente naturale. Grazie. La professoressa Maria Balsamo insegna presso l'Università di Urbino ed è presidente del corso di laurea in Scienze dell'Ambiente e della Natura. Professoressa, ci spiega il significato della biodiversità e la sua importanza per le attività umane? La biodiversità è un concetto di cui molti parlano e forse non tutti sanno il significato pieno, non significa soltanto la diversità di tutte le specie che ci circondano, ma anche e soprattutto i rapporti che ci sono fra queste specie, che spesso sono rapporti anche di conflitto, di emulazione, di competizione. E l'importanza della biodiversità oggi è legata anche proprio alle attività umane, nel senso che per esempio nel campo della biodiversità fatta dagli organismi che non si vedono e di cui io specificatamente mi occupo, per esempio, è possibile individuare alcuni organismi che sono più di altri indicatori di uno stato di salute buono o cattivo dell'ambiente in cui si trovano, e quindi possono dare delle informazioni preziose per quello che è una buona attività umana e un eventuale impatto dell'attività umana nei confronti dell'ambiente. Credo che questo sia un'applicazione estremamente importante, e quindi le conoscenze della biodiversità ci servono assolutamente anche in termini applicativi, e quindi è sicuramente uno studio che è importante anche nell'educazione che si fa ai nostri ragazzi, no? Ai nostri giovani, che devono acquisire assolutamente il concetto corretto di biodiversità e della sua difesa, anche per noi stessi che ne facciamo parte. Siamo all'Emporio dell'Altra Economia qui a Fano con la dottoressa Isabella Dalla Ragione, che insieme al padre qualche anno fa ha dato vita ad un'associazione che si chiama Archeologia Arborea. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? Si è trattato in questi anni di una lunga ricerca sulle vecchie varietà locali di piante da frutto, prima della nostra vallata, cioè l'Alta Valle del Tevere, per poi allargarsi più o meno a tutto il centro Italia, quindi Marche, Toscana e quella parte dell'Emilia Romagna che dava appunto sulla Valle del Tevere. E questa è stata la ricerca più difficile, perché in realtà abbiamo ritrovato tante piante, ma non ritrovavamo le testimonianze degli agricoltori e delle persone che queste piante avevano coltivato. Quindi è stato molto difficile conservare non le piante, ma la cultura che queste piante avevano intorno. Noi mangiamo praticamente tutti quanti gli stessi frutti, per esempio le pere che abbiamo sul mercato coprono il 77% del totale, sono 5 mi pare le varietà, ma noi in zona avevamo tantissime varietà di pere. Quali? È difficile dire quali, nel senso che erano così tante, erano centinaia di varietà, ogni vallata
aveva le proprie varietà di frutta, di pere, e le varietà erano veramente straordinariamente diverse, perché cominciavano, la produzione delle pere cominciava a giugno con le giugnine e finiva a novembre con le ultime pere che si conservavano poi per l'inverno oppure che venivano cotte. Quelle per fare le pere cotte? Il famoso peracottaro, che si chiamava il peracottaro, che adesso è diventata quasi una parola, una parolaccia. In realtà era colui che vendeva le pere cotte, andava in giro a vendere le pere cotte, quindi era un alimento molto comune, ma è totalmente dimenticato in questo momento. Le pere di adesso sono buone per fare questa... Le pere di adesso, ahimè, da una parte sono molto trattate con prodotti chimici, quindi vanno assolutamente sbucciate, insomma è sconsigliabile mangiarne anche la buccia, e poi in realtà hanno una consistenza della polpa assolutamente poco adatta alla cottura e quindi proprio si liquefanno quasi, dunque non hanno più questa funzione. Proprio hanno perso questa funzione, sono piene d'acqua, poco saporite e quindi non vale neanche la pena cuocerle.